Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, nella casa di Restart, la casa delle imprese. Per la ripartenza, vedete sempre le frasi che ci sono all'inizio, ripartenza, futuro, soprattutto futuro. E voglio iniziare con questa frase che mi ha colpito, un proverbio aborigeno, che dice che prenditi cura della terra e la terra si prenderà cura di te, distruggi la terra e la terra ti distruggerà. Questa frase, così è un prodromo per questa bellissima puntata, non sono solo, mi accompagna sempre Giusy. Giusy, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Vuoi presentare tu gli ospiti? Beh, sicuramente abbiamo degli ospiti molto importanti questa sera con noi, Daniela Grandi, Grandi Riso e Gabbana, e l'azienda Gabbana, e il professor Teodori dell'Università di Brescia. Benvenuti, grazie di essere con noi. Buonasera. Grazie professore. Grazie a voi. Benvenuta Daniela. È una ripartenza, quindi mi piace ospitare anche delle aziende che hanno delle novità, ma siamo partiti sul filone di alcune puntate sul progetto di sostenibilità che sentiamo spesso parlare sui giornali, leggiamo i fondi che arriveranno dall'Europa, verranno incanalati per le imprese su questo filone qui. Abbiamo il piacere di avere il professor Teodori che ci farà un flash per quanto riguarda il tutto quello, l'osservatorio sui bilanci post pandemia, tutto quello che sta succedendo sia a livello italiano ma anche a livello territoriale. Siamo sul canale 810 di Sky e in streaming su welltv.eu e sulla pagina di Your Solution, quindi ovunque su tutti i vostri device. Parto subito però con il professor Teodori, eccoci qua, benvenuto. Grazie. Benvenuto professore, grazie intanto di essere con noi, ma a te chiedo subito un flash, questo tuo osservatorio sui bilanci, cosa ti dicono, cosa ti parlano i numeri? Beh, cominciamo con i bilanci del 2020, che è l'ultimo anno di cui abbiamo la disponibilità. Beh, i valori chiaramente non ci hanno dato grandi sorprese, quello che ci aspettavamo, quindi una perdita a livello nazionale più o meno dell'11% di fatturato, una perdita di marginalità, di redditività, misure del governo che hanno giustamente sostenuto le imprese, misure che però adesso stanno scomparendo e quindi bisogna capire le imprese come effettivamente si sono mosse in questo 2021, perché il 2021 poi è l'anno che è necessario per poter in qualche modo porre le basi per dare le risposte a quelle misure. Faccio solo due esempi per capirci: la moratoria sui debiti fondamentale nel 2020. È chiaro che nel 2021 bisogna cominciare a riflettere sulla capacità di rimborso e purtroppo i primi dati non è che siano particolarmente soddisfacenti. Ad esempio, nel primo semestre del 2021 il numero di crisi è aumentato del 60% rispetto al 2020. Comunque, al di là di questo, dicevo, marginalità che si è ridotta, la rivalutazione, un'altra misura che il governo ha messo a disposizione delle imprese. Rivalutazione che cosa vuol dire? Vuol dire da una parte farsi un po' di maquillage, cioè sostanzialmente aumentare il patrimonio netto, quindi sembrare più capitalizzati, ma è chiaramente solo un'operazione contabile. Dall'altra vuol dire negli anni futuri, a partire dal 2021, maggiori ammortamenti, quindi maggiori costi. E di conseguenza, insomma, vedremo come le imprese rispondono. Ultima osservazione di ordine generale: nel 2020 e in parte anche nel 2021 le imprese hanno aumentato i debiti finanziari, in parte li hanno coperti da questa rivalutazione, quindi da un aumento delle risorse che fanno capo ai soci, però complessivamente è chiaro che l'aumento dei debiti finanziari deve poi trovare uno sbocco in investimenti e quindi in nuova marginalità, se no diventa molto difficile il rimborso. Ringraziamo il professore, quindi questa immagine di questo edificio con questa impalcatura del 2020 con tutti i dati che ci ha detto, dobbiamo vedere se tolta l'impalcatura che c'è del sostegno e della marginalità, parola importantissima, che ci ha sottolineato più volte, porterà poi nel 2021, nel 2022, nel 2023 sviluppo, perché senza sviluppo non possiamo affrontare proprio niente. Però eccoci qua con Daniela, benvenuta Daniela. Grazie. Sempre sorridente e ci dà sempre un segno di positività. La tua azienda come ha cominciato a affrontare il bilancio, le tue aziende, come hanno cominciato a vedere questa parola sostenibilità, che vorrei che si riempiano la bocca, ma invece nelle tue aziende è già stata calata nella realtà?
Sì, è stata calata, nel senso che abbiamo fatto il primo report di sostenibilità del 2020, appunto, e quindi adesso tra qualche giorno diventa pubblico. Ma sostenibilità, penso che sia, cioè un'azienda deve essere sostenibile per definizione, nel senso che deve essere economicamente sostenibile perché deve poter durare nel tempo, e anche socialmente e ambientalmente. Noi, come, se prendo Grandi Riso, che è il settore che insomma produciamo riso, per cui la sostenibilità, e sono anni che la pratichiamo, quest'anno abbiamo, come dire, l'abbiamo scritta anche, ecco, per cui è stato un processo difficile. Come è stato averlo scritto? È bello, perché sai, un conto è quando tu fai azioni all'interno e all'esterno dell'azienda che sono volte a rendere sostenibili i processi di produzione, poi con l'agricoltura, assieme all'agricoltore. Noi abbiamo un prodotto che è un riso IGP, per cui che è l'unico che c'è in Italia. Questo non lo sapevo. Sì, questo è con un disciplinare preciso fatto con il Ministero, d'accordo con gli agricoltori, per cui loro devono fare tutta una serie di azioni in campo, e poi stiamo studiando anche modi per usare sempre meno antiparassitari e quindi prodotti chimici, e viene fuori un prodotto molto interessante, tra l'altro in una zona incontaminata che è il Delta del Po, per cui c'è una filiera corta, tutti i fornitori sono... C'è un rapporto con il fornitore molto stretto, no? Perché in campo ci andiamo anche noi. Quindi un altro tipo di riso nel piatto. È diverso, sì. No, devo dire che è diverso, sì. E quindi, insomma, già questo lo stavamo facendo, scriverlo, ci siamo dovuti, insomma, dicevo, il processo è stato complesso perché ci siamo tutti dovuti interrogare su quello che è la visione del futuro della nostra azienda, da tutti gli... Come è andata l'annata agricola per il riso? Tanto per dare bene, quest'anno è andata bene, sì, hanno raccolto il riso un po' in ritardo perché ha piovuto, però bene, qualità buona, sì. Quindi un bel messaggio anche di positività, torneremo da te sempre questa parola di sostenibilità. Giusy, ci ripetiamo su questi fronti dal punto di vista della sostenibilità con le aziende, ma il messaggio deve passare. Sì, il messaggio deve passare, assolutamente. Daniela ci ha ricordato una cosa importante: la parola sostenibilità vuol dire tante cose. In primis, dal punto di vista aziendale, sostenibilità significa sostenibilità economica e finanziaria, quindi dalla premessa che ha fatto il professor Teodori sul fatto che comunque abbiamo delle aziende un pochino più indebitate per effetto di tutto quelle che sono state le varie iniziative e le linee di sostenibilità alle aziende, e quindi questo ha appesantito i nostri bilanci, i bilanci delle nostre aziende, della nostra economia. Chiaramente poi il fatto che ci deve essere creazione di valore, quindi sostenibilità economica, da lì può nascere tutta una serie di strategie aziendali che permettano al nostro business di avere quel plus in più, quindi la sostenibilità ambientale, il benessere della parte sociale, quindi tutta la parte del territorio in cui si è inserita, dei propri collaboratori, e quindi chiaramente anche della governance che lancia il nostro business nel futuro per definizione. Ma il risparmio sta andando verso queste tematiche qua? Il mondo della finanza è molto interessato alle aziende che investono in questo ambito di sostenibilità, quindi tutte quelle che sono le strategie ESG, che vengono definite così perché hanno attenzione per l'ambiente, per il valore umano e per il futuro delle aziende, è molto interessato, perché significa dare una visione di lunghissimo termine al nostro business. Voglio chiedere conforto però al professor Teodori che anche il processo di rivalutazione all'interno delle nostre aziende non sia solo un maquillage, ma anche una valorizzazione di quello che qualche volta è nascosto all'interno della nostra azienda, perché questo mi dà un pochino più di tranquillità. Chiaramente è vero, ha ragione, molto spesso si tratta di semplicemente operazioni contabili, e questo va a rafforzare un po' i nostri bilanci che dall'altra parte ovviamente si sono indebitati. Però ecco, il futuro è nella parola sostenibilità. È chiaro che non deve essere solo quelle politiche che oggi quelli bravi definiscono greenwashing, cioè solo un maquillage anche in questo caso per mettersi il nome green sul cappello.
in realtà deve essere qualcosa di sostanza. Quindi il fatto che all'interno dell'azienda di Daniela abbiano fatto questo sforzo è per rendersi conto effettivamente di quello che è stato messo in campo, ed è molto bello perché uno capisce in che direzione sta andando e se la direzione è quella che vuole veramente. Le parole sono importanti, messe in campo, più chiaro di così, nel settore di Daniela penso che sia più azzeccata la parola. Però torno al professor Teodori e volevo un piccolo flash sul famoso PIL e sul denaro, le famiglie. Dov'è questo denaro? Dov'è il professore? Beh, allora, sono due temi sicuramente collegati, ma che vanno forse affrontati separatamente. Allora, il discorso del PIL, poi noi italiani di solito ci entusiasmiamo subito per qualche piccolo... percentuale. Sì, per qualche piccolo flash positivo e poi magari ci deprimiamo per alcune situazioni. Allora, è chiaro che quest'anno il PIL cresce, sta crescendo molto, è già acquisito sopra il 6%, ma se ci pensiamo non poteva che essere così. Certo. Perché dopo la perdita dell'anno scorso, evidentemente, l'anno scorso non dobbiamo dimenticarci che abbiamo perso più di tutti gli altri, quindi è abbastanza normale che quest'anno guadagniamo un po' più degli altri. Vero. Ma il problema non è il 2021 se il PIL cresce, il problema è capire se nel 22 e 23 crescerà a tassi, crescerà ancora chiaramente, ma a tassi ancora significativi, perché non dobbiamo dimenticarci che noi stiamo vivendo alcuni anni, questi 2021, 22, 23, 24, fino al 2025, 26, no? Il periodo del PNRR sostanzialmente, che aperta parentesi bisogna pure guadagnarselo, perché non è lì, cioè non è che c'è una cassettina dove andiamo a prelevare, bisogna fare dei progetti che ci permettano insomma di ottenere queste risorse. Ma al di là di questo dobbiamo investirle bene, perché questa crescita deve essere funzionale poi a rimborsare tutti quei debiti che abbiamo. Cioè noi dobbiamo abituarci a vivere nei prossimi anni come un paese, ma su quello siamo molto abituati, ad alto tasso di indebitamento. E questa è una considerazione, ma non lo vedrei come qualcosa di negativo, cioè nel senso dobbiamo semplicemente porre in essere delle azioni che ci permettano di sostenere questo debito. E le aziende, ti interrompo un attimo professore, il debito non è un satana, debito buono nell'azienda, gestito se a funzionare la produzione è buono, doveva essere così anche per il paese. Esatto, senso. La stessa cosa, cioè bisogna utilizzarlo non in mille progetti che non vanno da nessuna parte, ma in progetti importanti che ci trasformino. L'altra cosa, si parla delle famiglie. Beh, questi sono dati che molte volte non vengono comunicati, forse. Chissà perché. No, ma non perché siano dei dati negativi o da tenere nascosti, ma l'Italia è sempre stato un paese di grande risparmio. Basta pensare che i depositi delle imprese e delle famiglie in Italia sono superiori al PIL. Ecco, no, giusto per dare questa informazione. Guardiamo a ottobre 2021, lo sono segnato perché non me li ricordo sempre tutti a memoria, questi numeri, e il deposito della clientela residente, quindi lasciando stare le obbligazioni, quindi solo i depositi e delle imprese chiaramente, sono 1.825 miliardi. Nettamente in crescita rispetto agli nettamente anni precedenti. Nettamente in crescita del quasi 16% sul 2019. Prendiamo il 2019 come anno di riferimento. Quindi diciamo che le risorse ci sono, anche le nostre imprese è vero che si sono indebitate a livello finanziario maggiormente, ma è anche vero che hanno tantissima liquidità. È chiaro, nel 2020 la liquidità da una parte si cercava per far fronte a certi costi, dall'altra il rinvio degli investimenti, quindi la tenuta in parte bloccata, e ce n'è a disposizione, ce n'è tanta, quindi ci sono le possibilità per Grazie investire. Professore, torneremo da te. I numeri parlano, attenzione, ascoltiamo il professore, perché questi numeri parlano, ci dicono delle cose molto importanti. Giusi, tutto questo denaro che non è funzionale, fermo sui conti correnti, l'inflazione che mangia questo denaro sui conti fermi. Beh sì, allora cos'è sostanzialmente? Ha detto una cosa importante il professor Teodori, noi siamo un popolo di risparmiatori, non lo siamo altrettanto di investitori, ci mancano le conoscenze nell'ambito dell'educazione finanziaria, ma soprattutto in questo periodo non è solo una questione di conoscenze, ci manca la sicurezza, cioè il risparmio e la liquidità sui conti non è nient'altro che un indicatore della paura. L'anno scorso c'è stato un momento in cui le persone avevano paura e quindi hanno liquidato i propri investimenti, sbagliando chiaramente perché lo hanno fatto nel momento peggiore di mercato, in cui il mercato stava crollando, però in quel momento la paura l'ha fatta da padrone.
chi è stato in grado di mantenere quella che è la visione della pianificazione finanziaria che aveva fatto, quindi stando calmi, sicuramente ha visto nel tempo, neanche tanto lungo perché il recupero nei mesi successivi è stato anche molto veloce, ha capito che comunque bisogna stare molto attenti alla parte dell'emotività. Chiaramente l'eccesso di liquidità che c'è sui conti, parlo della liquidità famiglie, non della liquidità imprese, è una liquidità che è sinonimo di paura. Il discorso imprese confermo che è il discorso dell'attesa nel fare investimenti, nell'attesa di un momento migliore per effettuare investimenti. Il 2021 è stato un anno di investimenti, lo sarà anche il 2022, perché chiaramente l'economia sta incoraggiando e sta dando la possibilità alle nostre imprese di fare questo tipo di investimenti anche attraverso linee agevolative fiscali. Quindi, grazie Giusy. Torniamo da Daniela. Daniela, tutti questi numeri, la tua azienda, previsioni per il 2022, che c'è sviluppo, avete programmi di investimento, state ricercando delle figure professionali particolari all'interno dei tuoi gruppi? Ma il mercato del riso è un mercato piuttosto stabile, quindi ecco, grandi crescite non ci sono, bisogna solo cercare di lavorare bene, è anche un prodotto che ha un margine molto basso. Certo. E quello che stiamo facendo e che stiamo vedendo è l'apertura di alcuni mercati esteri che prima erano assolutamente chiusi, come per esempio, mi viene da sorridere a pensarci, la Cina. Ah! Sì, perché vendere il riso in Cina è una roba un po'. Però in realtà si sono... probabilmente la ricchezza che è aumentata anche lì, nelle grandi città, il riso italiano, come riso italiano che è completamente diverso da quello che hanno loro, è un riso da risotto che nei ristoranti stanno utilizzando. Quindi, e quindi c'è una richiesta di prodotto italiano riso che non c'è mai stata. Perché... Quindi il vostro occhio sull'export c'è? Sì, stiamo dando un'occhiata, ecco, perché poi sono attività abbastanza stabili, come la pasta, il riso, sono anticicliche. Ah, certo. E hanno il loro... il mercato non è un mercato che cresce, soprattutto quello italiano, cioè il mercato è stabile. Dipende anche dal numero degli abitanti delle persone che riflettono sulla qualità di cosa si porta alla bocca. Sì. Professore, Daniela ha detto una parola stranissima, export. Che cosa c'è dal tuo osservatorio, la parola export per le imprese italiane? Beh, l'export è una delle tre parole insieme al digitale e insieme alle collaborazioni che dovrebbero insomma denotare i prossimi anni, cioè già adesso ci dovrebbe essere soprattutto la parte collaborativa, perché siamo un po' piccoli, quindi se collaboriamo magari ci presentiamo anche un pochino più grandi in certe filiere internazionali. Ma al di là di questo, l'export italiano sta andando direi bene, nel 2021 sta andando molto bene e si dovrebbe rompere il muro dei 500 miliardi. Che è abbastanza, cioè un muro, sono dei muri simbolici chiaramente, certo, però diciamo molto, tappe, molto importanti, con un valore anche superiore al 2019. Allora io come approccio non userei tanto il 2019, cioè non vorrei avere l'assilo del 2019 come termine di confronto, anche perché, aprendo un'altra parentesi, è chiaro che questa crisi è stata una crisi forte, ma niente a che fare con quella del 2009. Chiusa parentesi, perché sennò poi il rischio è quello di pensare che, cioè quella del 2009 è stata una crisi molto molto più forte, alcuni settori non si sono più ripresi, non sono più arrivati ai livelli della antecrisi. Facciamo 2000. Un nome, edilizia, tanto per l'edilizia uno. Poi per fortuna edilizia adesso con 210 sta un pochettino migliorando. Quindi diciamo che questo export 2021 è stato trainato da sostanzialmente due settori, che sono proprio l'alimentare, da una parte, i metalli, dall'altra, che sono oltretutto, l'alimentare sicuramente è importante anche nel nostro territorio, i metalli sono sicuramente molto importanti nel nostro territorio, per parlare di Brescia. E qualche difficoltà il tessile, ecco, ma questo purtroppo da un po' di anni, la moda dipende perché tante volte si abbinano, però sono due cose un po' diverse. E poi c'è questo punto di domanda grandissimo sull'automotive. L'automotive è un punto di domanda incredibile e soprattutto per l'Italia, per la zona di Brescia, per la zona di Torino, bravo, che sono le due aree della componentistica più importante. E qui c'è una,
una concorrenza incredibile cinese, ma una concorrenza che viene quasi stimolata da realtà che invece dovrebbero un po' supportare l'Italia, ad esempio FCA. Che è diventata? Che è diventata una realtà che sembra essersi dimenticata della qualità delle forniture italiane e introduce delle forme di competizione veramente un po' fuori dai tempi con il mondo cinese. Facciamo un esempio per il professore, così lui, caliamolo nella realtà: la Ferrari viene fatta da una filiera di artigiani che ruotano intorno alla Ferrari, alla Lamborghini, tutto quel territorio di Modena che è lì, tutti gli artigiani, la filiera produttiva che fa capo poi a tutto il discorso dell'automotive. Alziamo un cofano di una marca tedesca, sono tutte aziende bresciane sotto nel cofano. Sì, buona parte sono aziende bresciane, e il problema non è solo quello che ho detto, ma il problema è anche l'incertezza legata alla transizione ecologica legata alle auto, dove io ritengo che, dato per scontato che l'ambiente si deve preservare, dato per scontato che bisogna andare in quella direzione, il discorso dei tempi mi sembra molto ideologico e non entra nella considerazione sostanziale. Se poi ci mettiamo anche che non abbiamo, almeno a livello italiano, un piano strategico sostanziale per il supporto della filiera automotive, come non ce l'abbiamo per la siderurgia e per altre situazioni, è chiaro che la preoccupazione c'è. Attenzione alle due cose che ha detto il professore. Ha detto sì, formazione, perché la formazione è importante, sottogiace questo aspetto qui, perché dice tutti i soldi del PNRR bisogna andare a prendere con dei progetti. Non abbiamo progetti a sostegno dell'automotive e dell'acciaio, non abbiamo persone, adesso cercano 1000 persone per sostenere tutte le amministrazioni locali, per andare a prendere, fare dei progetti, andare a prendere questi soldi e rimetterli sul territorio a sostegno delle imprese e del territorio circostanze. Quindi la formazione, l'università, non è un caso che è qua il professore, perché è fondamentale per il nostro futuro e per le imprese come quella della Daniela potersi avvalere poi di manager che sappiano di questo aspetto qua, giusto Daniela? Sì, mamma mia, ma non solo di manager, di tutti i lavoratori, perché adesso si fa veramente fatica a trovare risorse sul mercato. Ecco, sì. Davvero, dal punto di vista delle risorse sì, è così difficile? Sì. Io faccio finta di farti questa domanda sapendo benissimo che molte aziende, non solo dell'alimentare, hanno una fatica enorme a reperire risorse. Soprattutto nella meccanica. Ecco. Noi abbiamo anche un'industria meccanica, lo sai, e fatica molto. Anche perché la Daniela non ha solo il riso, ha molte sfaccettature la sua azienda, ha molte sfaccettature dal benessere con la bellissima realtà che c'è della palestra a Brescia, che è una bellissima realtà, ha tanti altri aspetti, quindi ha una visione globale, non solo, è altro che Gianno Bifronte, Bifronte. Giusy, mancano 5 minuti alla fine della puntata, qui sta volando il tempo. Il tempo vola, sì. Il tempo vola, Giusy. Dal punto di vista anche del welfare, quindi dal punto di vista del sostegno delle imprese per tutto questo denaro che arriverà? Beh, sicuramente strategie di welfare aziendale possono aiutare a fidelizzare e a reperire risorse, chiaramente. Allora, diciamo che in un mercato in cui scarseggiano risorse, ma non risorse inteso come capitale umano, mi piace parlare di persone, ma purtroppo i termini tecnici sono questi, quindi si definiscono capitale umano, sicuramente politiche di welfare aziendale aiutano innanzitutto ad attrarre talenti, ad attrarre persone che desiderano lavorare per la nostra azienda e per il nostro business, e dall'altro lato anche li fidelizzano, quindi il fatto di accogliere, di farli identificare con la nostra azienda aiuta ad avere stabilità e a creare anche quell'ambiente, fa parte proprio di quella parte di strategie di sostenibilità dell'azienda, quindi la parte che riguarda il sociale, che riguarda tutta la parte dei propri collaboratori, quindi che aiutano a creare team, a creare un ambiente aziendale equilibrato, collaborativo. E questo è molto importante, ecco, le politiche di welfare aiutano a vivere bene all'interno dell'ambiente di lavoro e a far star bene le persone all'interno dell'azienda, che è una parte importante della nostra giornata.
aiutano anche a volte a organizzare la propria vita, perché parliamo anche della conciliazione del tempo, della famiglia e del lavoro, che devono essere sempre in bilanciamento, soprattutto per la parte che riguarda le donne, che devono comunque organizzare la propria famiglia, anche laddove ci siano soggetti fragili. Possiamo parlare di figli come possiamo parlare di soggetti fragili più anziani, quindi c'è tutto un insieme di aspetti dell'ambito del welfare che aiutano a far star bene i nostri collaboratori e a fidelizzarli. Quindi anche dei servizi che vengono inseriti nei piani welfare, giusto? Sì, sì, possono, dal punto di vista sanità, dal punto di vista può esserci previdenza. L'aspetto sanitario, può esserci l'aspetto della previdenza, può essere l'aspetto della gestione della servizio di babysitting, piuttosto che di assistenza proprio alle persone. Ci sono vari aspetti, ci sono vari servizi che poi i nostri collaboratori possono scegliere e possono usufruire con un valore aggiunto, che è quello dell'avere un vantaggio in termini materiali e non in termini puramente finanziari. E fa la differenza, perché avere un corrispettivo di welfare aziendale, faccio l'esempio, di 300 euro, di 400 euro, in busta paga sicuramente ha l'impatto contributivo che sminuisce quel valore. Avere un vantaggio in natura della stessa cifra viene valorizzato ancora di più, perché ne ho veramente quel beneficio di quella cifra senza avere l'impatto contributivo. Grazie Giusy, torniamo alla professione. Manca una manciata di minuti alla chiusura, quindi la formazione all'interno dell'università per il futuro del paese è importante, è importantissimo secondo me. Credo che sia la sfida più importante, perché da quello poi parte tutto il resto, perché senza le persone evidentemente non si fa, persone qualificate, non si fa nulla. Credo che l'aspetto importante sia diventare un pochettino più flessibili e soprattutto effettuare della coprogettazione insieme alle imprese, a partire dalla scuola superiore chiaramente, non solo dall'università, perché se ognuno si muove come si è sempre mosso, in modo abbastanza indipendente, in modo abbastanza autonomo, chiaramente diventa difficile. L'altra cosa è che le università dovrebbero essere un pochettino più flessibili, perché nel momento in cui pensano una nuova offerta formativa e al momento in cui la possono realizzare passano 2 anni, 2 anni oggi sono troppo lunghi. Un'era geologica per le imprese, un'era geologica. E quindi questo, credo che in questo momento di riforme potrebbe essere anche un elemento da cambiare. Quindi non messi a caso, un'imprenditrice come Daniela e un professore dell'Università di Brescia hanno detto che devono andare più a braccetto, quindi progettare insieme il futuro, non sono parole vuote, per progettare il futuro per il sostegno delle imprese, vero Daniela? È verissimo, ma senza le persone, cioè... Le aziende camminano sulle gambe delle persone. Ma certo, sono fatte con le persone. Benissimo, direi Giusy che è stata una puntata bellissima. Velocissima, molto bella, lì avremo ancora nuovi ospiti, spero al professor Teodori ancora, perché ci dà sempre questi spunti reali dei numeri che parlano per quanto riguarda la nostra trasmissione. Daniela sempre sorridente, con dei dati positivi, con l'ambiente, con delle cose che sono il cibo, che ritengo molto importante anche per tutto quello che è il nostro life cycle, quindi il cerchio della vita. E ci lasciamo con questa bellissima puntata. Giusy, lascio a te concludere e salutare i nostri ospiti. Grazie ai nostri ospiti, a Daniela Grandi e al professor Teodori, e ci vediamo alla prossima puntata. Buonasera a tutti. Grazie.